L'associazione Comart di Terranuova Bracciolini vi invita alla visione di Natale per le vie. Per le vie di Terranuova Bracciolini, siamo alla Bottega delle Cose. Anche qui tantissime cose, proprio, ma tantissime. Anzi, non vedo l'ora di andare a vedere perché ce n'è. No, non è qui l'entrata, è di qua. Scusate, che io anch'io sono un po' così, ecco. Quindi allora, entriamo alla Bottega delle Cose. No, è sempre di là. Scusate, che io mi imbroglio. Veriana, titolare di questo negozio, andiamo a sentire gli auguri, ma prima, ovviamente, essendo un negozio di milioni di cose, un'idea regalo. Dei piatti, se uno c'ha la nonna, il bastone, essendo una caffettiera che la mattina prepara il caffè. Quindi una caffettiera elettrica. Sì. Ma il bastone, guarda, facciamo così, visto che ora mi serve per una cosa, un secondo. Prima però gli auguri, vai. Che questo 2012 finisca in bellezza, tanti auguri a tutti. Bene, allora questo è il bastone, devo provare se funziona, aspettiamo sul nostro cameraman. Funziona? Funziona bene, funziona benissimo, quindi sono bastoni molto resistenti, perfetto. Fatto male? No, va bene, perfetto, quindi aspetta, non ho fatto male. Ma la botterellina ci sta. Andiamo al prossimo negozio. Natale per le vie di Terranuova Bracciolini ci porta alla fattoria di Rimaggio, uno dei tantissimi punti vendita che si possono trovare nel nostro territorio. Sono anche qui a Terranuova con tantissime cose, dalla carne e non solo. Allora entriamo e conosciamo lo staff, ma soprattutto andiamo a sentire gli auguri direttamente da loro. Siamo con Lucia, Stefano e Marco, ovviamente sono anche i clienti, quindi siamo proprio live, non è niente di costruito, ma prima di andare a sentire gli auguri da loro, visto che siete esperti, qual è un piatto tipico per il Natale? Vai, chiediamolo a lui, vai! Allora, il piatto che sicuramente per Natale fa per la maggiore, diciamo, è l'arrosto, il classico arrosto girato con maiale, pancetta, scamerita, fegatello, perché è la morte. E poi anche tipo del magro da far arrosto dopo per la sera, perché il giorno ci si riempie, la sera per stare un pochino più leggera, anche del buon magro un pochino più leggero. E per Capodanno? Capodanno la tacchinella in forno, che è un ottimo piatto. E poi la grigliata, rostinciana, salsiccia, rigatino, veloce, perché tanto c'è da bere, c'è da festeggiare. Non dalla fattoria di Rimaggio di Terranuova e di tutti i negozi che c'è in Valdarno e dalla sede, che naturalmente lo farà anche personalmente. Auguri quindi da Marco, Lucia e Stefano. Sembravano veramente professionisti, bravi veramente. Via, prossimo negozio, comunque insomma vedi. Insomma, adesso vediamo. Nel nostro camminare a Terranuova ci siamo imbattuti anche nel calzolaio. Eh sì, perché si sa, ormai la spending review e la crisi ci fanno anche riscoprire i vecchi mestieri e, perché no, anche riparare quello che abbiamo già. Il calzolaio è sicuramente un punto di riferimento per tutto questo. Entriamo e andiamo anche a sentire gli auguri da questo negozio. Negozio da Beppe, un calzolaio storico a Terranuova Bracciolini. Prima di andare a sentire i tuoi auguri,
dici un po' anche un'idea regalo, visto che qui possiamo trovare tante cose in cuoio. Vabbè, qui abbiamo, cioè, facciamo tutta la lavorazione in cuoio, in pelle, piccola pelletteria, diciamo, portafogli, qualche borsa, diciamo, sì, particolare, quindi cinture, insomma, tutte queste cose qua. E articoli vari, tipo portachiavi di tutte le, diciamo, sì, vari tipi, diciamo, di fatto in metallo, oppure, insomma, un'idea regale molto carina, diciamo, sì, che possono dare, insomma, prezzi qualsiasi, insomma, tipo di prezzo, quindi accontentiamo un po'. Si può trovare di tutto, di tutto a qualsiasi prezzo, quindi ci si accontenta bene. Si sta riscoprendo un po' il riaccomodare le scarpe, si sta riscoprendo, e quindi certamente, come si dice, bisogna essere oggi come oggi, i mercati sono un po' cambiati, quindi, insomma, però la riparazione serve anche per non spendere, perché, diciamo, si fa quasi un'opera sociale oggi, perché magari non si butta via, quindi non si fa tante cose, e quindi si ripara la scarpa, per cui a convenienza, diciamo, si risparmia, la famiglia, insomma, risparmia molto a riparare le scarpe. E poi un'altra cosa che mi preme dire, magari, ecco, alle persone, abbiamo un motto, diciamo, sì, di bottega, quindi quello di che a buttar via siamo sempre in tempo. Quindi guardiamo le scarpe che abbiamo, cerchiamo di ripararle e tirarle avanti, perché ci si sta bene, insomma, fra l'altro. Quindi invece oggi purtroppo si va a comprare le scarpe e magari si rischia di non... comunque ripariamo le scarpe, insomma, ecco la cosa più importante. Bene. Fate gli auguri direttamente in camera, vai! Allora, auguri a tutti, venite e troverete delle cose carine da regalare a tutti quanti. Buon Natale a tutti e buone feste. Buon Natale e grazie. Thank you.